4 arresti, 8 denunce e 12 perquisizioni. E questo è il bilancio dell'operazione San Lazzaro, condotta dagli agenti della squadra mobile di Ancona in collaborazione con tutte le articolazioni della Polizia di Stato, tra le quali Volanti, Scientifica, Unità Cinofile, Commissariato Locale e Reparto Prevenzione Crimine di Perugia. Oltre 50 i poliziotti impegnati sul campo. Gli agenti della squadra mobile Dorica, sezione criminalità organizzata, guidati da Carlo Pinto, hanno sgominato una banda rom originaria dell'Abruzzo, ma stanziale da Ancona e residente in Piazza d'Armi, nel quartiere di Piano San Lazzaro, da cui ha preso il nome l'intera operazione. 4 i membri del sodalizio criminale, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Marito e moglie, entrambi cinquantenni, trasferiti rispettivamente nel carcere di Montacuto e Pesaro. E 2 figli, un 22enne e un 26enne, posti agli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, era partita nell'autunno del 2018 per spaccio di droga, ma poi si è estesa a macchia d'olio, svelando tutta una serie di altri reati commessi dalla banda. Tra i capi di imputazione a carico della famiglia, verso cui componenti la Procura ha emesso 4 ordinanze di custodia cautelare, ci sono l'associazione a delinquere, lo spaccio di eroina e cocaina, l'estorsione, le lesioni gravi ed aggravate, lo stalking, la rapina, la circonvenzione di incapace e la sostituzione di persona finalizzata alla truffa. Le indagini intanto proseguono e gli agenti stanno passando al setaccio i telefoni cellulari sequestrati.